presso la sede della Banca Fideuram, dove si inaugura stasera la mostra di Andrea Ricciuzzi, fra i più interessanti artisti contemporanei. Le sue opere sono presenti in tutto il mondo e infatti è uno dei più affermati scultori d'arte contemporanea. Come dicevo, si trovano quindi non solo in Europa, ma anche in America, in Africa, in Australia e fino ad arrivare al Giappone. Il discorso che è al centro del percorso artistico di Andrea Ricciuzzi riguarda l'uomo. L'uomo nei suoi percorsi, nel suo percorso esistenziale tra drammi, gioie, entusiasmi, abbandoni. E questi aspetti sono catturati da Ricciuzzi nelle sue sculture con semplicità ed essenzialità. Sono le stesse sculture, infatti, che ripercorrono le emozioni della vita, emozioni che restano nel tempo. Al centro della sua opera, quindi, è l'uomo, un uomo capace di perdere, ma anche di vincere. Di cadere, ma poi capace anche di risollevarsi. Quindi al centro del suo discorso è anche il motivo della rinascita, che nasce proprio attraverso questo sentimento di libertà che vive in molte sculture, come possiamo vedere nei ciclisti, ma anche in modo particolare nella donna con le ali, dove questa donna raffigurata dentro una prigione, dietro di sé nasconde questi anni con i quali è destinato poi a rinascere. In questo senso, quindi, c'è anche questo avvicinamento dell'aspetto materiale allo spirituale che è nel divino, quindi si lega queste due realtà e cerca di riavvicinarle. E questo accade in particolare in molte sculture a tema sacro, come la Croce Astile, che è una scultura di Fidoresina bronzata, carattere concettuale, dove il movimento ascensionale presenta proprio un percorso di crescita, di risollevarsi da quelle che sono i drammi, le sofferenze della vita per risorgere. Le figure che si arrampicano quindi in questo movimento ascensionale sul braccio longitudinale di della scultura, uomini che vivono la vita tutti i giorni nella loro quotidianità, quindi nella loro sofferenza, in questo sollevarsi verso l'alto, è rintracciato il dramma, emerge questo dramma che poi diventa salvezza. Nelle ultime immagini, infatti, su questa croce, i volti di questi protagonisti che stanno raggiungendo la cima sono volti più distesi, come a dire che ormai la fatica è dimenticata perché si è pronti per un nuovo viaggio. Quindi la rinascita come liberazione, la rinascita come crescita e oltre a questo abbiamo già citato prima il tema della libertà. Quindi sono questi i temi che sviluppa Andrea Ricciuzzi. Anche dobbiamo accennare anche al fatto che lui sia anche un grande pittore e infatti le sue pitture materiche affrontano proprio questo aspetto, quindi è una pittura intensa, forte, incisiva, il colore sembra quasi fuoriuscire dalla tela a raccontare le emozioni del tempo oltre il tempo, le emozioni che parlano di dramma, ma parlano di rinascita, che parlano di libertà e parlano di Thank you.
di avermi dato questa possibilità di scrivere non solo un articolo che ripercorresse un po' la sua arte, e accennando anche alla bellezza di Gualdutadino, al palio, a tutte quelle che sono le attività legate a questa tradizione del palio di Gualdo, ma anche attraverso la poesia dare un tocco nuovo alla sua arte. Come ha accennato Patrizia, i colori dello stendardo che rappresenta questa porta e il giallo di blu ricordano molto quello di Patrizia, e soprattutto questa tonalità del blu, del mare, ma soprattutto il blu dei cieli e il chiarore che c'è dei fiumi e del ghiaccio soprattutto che domina nei dipinti di Patrizia, dove ha fatto la protagonista è spesso. Come diceva prima un'altra persona che voglio ringraziare per Patrizia, il signor Nicola Bossi, proprio perché mi ha dato l'opportunità non solo di accompagnare Patrizia in questo percorso, ma anche di vedere questa bellissima città e voi gualdesi, che comunque siete persone eccezionali, accoglienti, sorridenti, tutto quello che ruota intorno a questa città, il cuore dell'Umbria, che è una realtà splendida, è un posto che non conoscevo, che in questi due giorni ho avuto modo di apprezzare. Quindi grazie a Nicola Bossi, compagnoniere delle porte e priore di Porta San Benedetto. Grazie. Oh.
verde batte più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione, vivile con noi. Rina, Rina, ma è solo amore. Rina, Rina, siamo qui per te. Rina, Rina, ma è solo amore. Rina, Rina, Ischia è qui per te. A questo punto io presenterei Silvana Lazzarino, sì. Silvana Lazzarino, alla quale facciamo una splendida. Grazie a tutti. Grazie a tutti, saluto tutti con un buongiorno e grazie a tutti per essere qui intervenuti a questo importante evento. Ringrazio qui con me Antonio Mentalini, Bruno Mancini e la signora Maria Lucia Neri, perfetto. Sono i tre pilastri, potrei dire, di Vila, l'associazione da Ischia all'Arte, che come prima anticipava Antonio Mencarini, da oltre 9 anni si sta impegnando con tutte le proprie risorse per dare alla poesia, ma non solo, anche alle altre arti, un posto di primo piano, creando anzi attraverso la poesia dei nuovi incontri fra la stessa e le altre arti. Lo scopo quindi di Vila, di questa associazione di cui è presidente Bruno Mancini, è quello di ruotare, far ruotare intorno alla poesia tutte le altre arti, quindi la musica, ma non solo, la letteratura, il teatro e l'arte, in particolare la pittura e anche la scultura comunque, perché la poesia attraverso versi che raccontano le emozioni della vita fra passato, presente e un futuro da ipotizzare e sognare, si può combinare, creare un gioco interattivo di voci con le altre arti, proprio grazie al flusso creativo che è la base di tutte queste espressioni artistiche. In particolare una personalità importante insieme a Marisa Neri, che è presidente dell'arte di suonare, l'arte del suonare, la soprano Paola Occhi, che ha inaugurato quest'anno, inizio di quest'anno, a gennaio 2016, la scuola di San Possidonio, scuola di canto lirico Lina Cavalieri, e è un po' un esempio di come in questa scuola non si insegni soltanto lirica, ma la lirica anche attraverso le altre arti, attraverso il teatro, quindi attraverso la recitazione, attraverso la dizione e attraverso anche la lettura di testi, perché la base forse di quello che è l'immagine del cantante lirico è il sapersi anche muovere, guardare, osservare e essere anche un po' attore. Quindi ecco, un grazie non solo a Bruno Mancini, a Maria Luisa Neri, a Mencarini, che è un po', come diceva lui, la voce, perché ha una voce veramente affascinante e avvolgente nel momento in cui recita le poesie, perché le poesie Mencarini le recita, e quindi grazie a lui e soprattutto al presidente Bruno Mancini. Io che posso dire di me? Io sono entrata a far parte della Dila un anno esatto, esattamente un anno fa, quando sono stata a Ischia per il premio 8 milioni che la Dila organizza ormai da 5 anni, e l'anno scorso abbiamo fatto la insomma è stata fatta la premiazione a Ischia, io mi sono trovata lì essendo fra i primi 3 classificati, e così ho conosciuto di persona Bruno Mancini, Mencarini e anche altri, Paola Occhi, che era lì presente e anche diciamo dato prova della sua grande bravura e presenza artistica, e da lì è nata la mia collaborazione come giornalista, perché io di base sono giornalista, sono di Roma e poetessa per hobby, e sto collaborando con Bruno Mancini e tutto il suo staff
e collaborando, ecco, quindi al, per le sue riviste online, quindi il Dispari.it, 24.it, poi per il quotidiano diretto da Caetano Di Meglio, che è il Dispari, che esce insieme al Mattino di Napoli e che si trova a Napoli, a Ischia. E poi per Roma collaboro per altre testate, Roma Capitale Magazine, Rai News, sul blog di Rai News Arte e Poesia, e poi sono impiegata alla pubblica amministrazione a Roma. E questo per me è un momento creativo, bello, da condividere con tutti voi, e penso che questa mattinata in cui si intrecceranno arte, musica e poesia possa essere piacevole per tutti. E in particolare vorrei... Ho parlato un po' alla Occhi, ho parlato un po' della sua grandezza a livello di cantante lirico, ma è anche una persona eccezionale, non solo brava, ma ha anche saputo così essere con me carina, perché abbiamo trovato una collaborazione, anche futura si spera, perché io con l'incontro che ho fatto quest'anno con una pittrice di fama internazionale, Patrizia Canola, che è seduta in prima fila, e sto pensando a un progetto in cui unire arte, quindi pittura, poesia e musica. E Patrizia Canola è una pittrice di fama internazionale, ha esposto nei più importanti musei italiani e stranieri, e il suo, diciamo, tema fondamentale è il paesaggio, quindi la natura che racconta delle emozioni della vita. I suoi colori sono forti, cangianti, raccontano un po' le stagioni della vita, ma anche che corrispondono un po' alle stagioni della natura. Ricorda un po' la sua pittura Van Gogh, ma per altri gli impressionisti, ma in realtà lei ha un suo percorso originale, un suo stile affascinante. E su di lei io ho scritto, grazie al permesso di Bruno Mancini, sia sul Dispari24it sia sul quotidiano Il Dispari. E quindi, che dire, ringrazio tutti e in particolare Bruno Mancini. Il bacio. Il bacio. Allora, leggo io? Sì, mi sembra la voce tua è più adatta e sicuramente dà un tocco in più. Speriamo bene. Sicuro. Con la velocità di un mattino di ciglia, con la forza dirompente di un uragano, con la leggerezza nel posarsi di una farfalla sui petri di un fiore, l'energia di un bacio sfiorato, deciso, avvicina, unisce due corpi, due anime, emozionandole, lasciando dietro tutto il resto. Mentre intorno una luce si disperde a donare vitalità e incanto a questo attimo che diventa eterno. Com'è nata? Allora, questa poesia l'ho scritta in realtà nel 2013 guardando un dipinto di un mio coetaneo, un pittore che adesso è a Londra, Francesco Donadei. È un artista di Roma, è astratto figurativo come genere, e questa poesia, questo dipinto mi ha particolarmente colpito, e così ho provato a ispirarmi a un... così, a un'arte che si abbina perfettamente con la poesia, come sto facendo adesso con l'artista che è qui vicino a me, Patrizia Canola. Quindi vi ringrazio, un secondo premio che sono veramente contenta, e ringrazio Bruno Mancini, Mencarini, e Maria Luisa Neri, tutte le giurie, Panizza, Il Dispari, Teleisca, la giuria anche di Gaetano Di Meglio, insomma tutti per avermi votato, e complimenti per questa giornata e per tutto quello che fate e per l'associazione che sta veramente regalando in ogni momento, in ogni evento, che costruisce grandi emozioni. Grazie soprattutto, penso, alla musica, che anche in questa mattinata ci ha toccato profondamente. Vorrei ringraziare Paola Occhi e poi anche Anna Di Trani, che è qui sempre presente
con il suo piano foto e con la sua attività legata alla comunicazione ufficio stampa. Quindi grazie a tutti e a tutti i presenti che sono intervenuti oggi all'evento di Bruno Mancini. Bruno Mancini è veramente un grande comunicatore e quindi complimenti per tutto quello che fai, Bruno. Thank you.